personalità che davanti e dietro la macchina da presa contribuiscono alla nascita e quindi al successo di una pellicola. Per una settimana a maggio, dal 20 al 26, l'Italia del cinema viaggerà nel mondo, grazie ai protagonisti del cinema italiano che parleranno del loro lavoro nei 5 continenti. Quella di oggi è poi una serata per noi particolarmente speciale. Il MAECI si è rivolto al Centro Sperimentale di Cinematografia per ideare e realizzare un evento che, coinvolgendo i docenti e gli studenti della scuola, potesse valorizzare anche l'importanza della formazione dei futuri professionisti del cinema. L'idea iniziale, come sempre accade nel cinema, ha dato vita a un progetto più ampio che, come vedrete, rende omaggio con passione e ammirazione al nostro cinema. Infatti vogliamo ringraziare gli attori del Centro Sperimentale per l'omaggio al nuovo Cinema Paradiso, coreografato da Silvia Pirelli. Le immagini che avete visto scorrere sullo schermo al nostro ingresso sono invece dedicate al maestro Sergio Leone, che quest'anno avrebbe festeggiato il suo 90° compleanno. Maria Vittoria e io durante questa serata, ricca di ospiti e di sorprese. Ma per fare davvero gli onori di casa, vorremmo chiamare sul palco il segretario generale del MAECI, l'ambasciatore Elisabetta Belloni. Crescere attraverso il cinema. Tutto questo lo facciamo ricordando
questo appellativo, però come regista, come sceneggiatore, come produttore, insomma come grande artista, la sua presenza qui fa sì che la Farnesina abbia anche il conforto e il supporto di un testimone del tutto speciale. Il cinema e l'audiovisivo italiano, dicevo prima, contribuiscono alla nostra crescita economica. Vi è un effetto moltiplicatore del cinema che per noi che siamo poi gli operatori della produzione esterna del nostro paese naturalmente vogliamo sottolineare, perché fa parte del nostro mestiere anche contribuire alla crescita del nostro paese in momenti dove forse è particolarmente necessario. Quindi il cinema come parte delle nostre attività che si inseriscono in quello che, con un termine forse troppo usato, chiamiamo sistema paese. E lo facciamo non da soli, questo ci tengo a riconoscerlo e a sottolinearlo, lo facciamo con tutti voi che avete permesso la realizzazione di questo esempio, di questa iniziativa, lo facciamo con l'aiuto dei nostri colleghi al MIBAC, lo facciamo con Anica, non so se Francesco Cotelli è già arrivato, ma naturalmente anche lui merita un ringraziamento e un riconoscimento particolare, lo facciamo con l'Istituto Luce, lo facciamo con Cinecittà, con l'ICE, con le associazioni di categoria. Naturalmente io voglio, è doveroso, faccio con grande piacere cogliere questa occasione anche per esprimere la gratitudine mia del direttore generale De Luca, al quale va un primo ringraziamento per la sua capacità di promuovere idee innovative, ma soprattutto per sapere dare seguito nel corso dei mesi anche che queste iniziative producono. Dicevo, ci tenevo a esprimere il mio ringraziamento a tutti coloro che hanno permesso alla Farnesina di concretizzare queste idee. Naturalmente i tanti testimoni di fare cinema, questi che sono presenti qui e quelli che non sono presenti oggi, il Centro Sperimentale di Cinematografia, con il quale abbiamo ideato lo spettacolo, il presidente della fondazione che dice Laura Dio, il direttore Marcello Foti, il presidente della Scuola Nazionale di Cinema Adriano De Santis. Mi ha fatto molto piacere vedere che i giovani si affacciano all'esperienza del cinema non solo come spettatori ma anche come attori. È bello vedere che vi siano dei segnali positivi verso le nuove generazioni e anche per quanto riguarda questo particolare settore noi abbiamo voluto promuovere alcune iniziative dedicate in maniera specifica ai giovani. Il Sanremo Giovani World Tour, il premio Vivo d'Arte, sono tutti segnali che sono lanciati dalla Farnesina per far sì che anche i giovani si possano vedere realizzati nelle iniziative che noi promuoviamo. Ed è proprio con uno sguardo ai giovani, ai vincitori dei prossimi David di Donatelle e dei prossimi Leoni d'Oro, dei prossimi Oscar di domani, io voglio dedicare questa serata di preparazione di